Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß! Amici e amiche di Radio Giano Public History, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Vite Parallele, tutto dedicato alla poesia con due belle e giovani poetesse ospiti femminili. Allora, la prima è Valentina De Muro, un piacevole ritorno. Valentina è pugliese, vive e lavora a Bologna, ha conseguito la laurea in lettere moderne a Bari e in italianistica a Bologna. Nel 2017 è uscita la sua prima raccolta, Piccoli Passi. Valentina De Muro, ricordo che organizza anche laboratori di poesia per ragazzi. Ha scritto testi in prosa per l'associazione Concreation, ha partecipato a Ludi Comics di Empoli parlando del tema dell'intelligenza nella mitologia greca. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su riviste italiane e straniere, sul blog di Rai Poesia di Luigia Sorrentino e sulla bottega della poesia La Repubblica edizione Bari. Dal settembre del 2020 è editor di Alma Poesia. Salutiamo anche Alessandra Corbetta, con la quale appunto Valentina De Muro è stata ospite qualche podcast fa, e oggi parleremo del suo ultimo bellissimo libro in versi, Che i fichi nascano rossi, edizioni Pequod. Con lei c'è Eva Laudace. Eva Laudace anche lei è pugliese ed è ingegnere e fotografa, vincitrice di Inedito, premio Colline di Torino nel 2013, con la raccolta Tutto ciò che amo ha dentro il mare. Ha fatto anche altre pubblicazioni ed è stata semifinalista al premio Strega Poesia 2023 con Le bambine dai capelli rossi. Ricordo che i suoi testi sono stati tradotti in spagnolo e portoghese e sono apparsi in diverse antologie. Inoltre, Eva Laudace fa parte del consiglio direttivo del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Allora, benvenute Valentina De Muro e benvenuta Eva Laudace. Buonasera, buonasera a tutti. Ci tengo subito a precisare che le mie origini sono abruzzesi, non sia mai che altrimenti i miei conterranei mi bastonano subito. Molto molto vicino alla terra pugliese in ogni caso, però per la precisione sono di Basto, in provincia di Pieti. Avevo compreso pugliese io, avevo capito pugliese. Allora chiedo scusa al Basto. Siamo della stessa razza, come dire. Siamo, ecco, una faccia e una razza, comunque siamo lì confinati. Siamo lì confinati. Quindi chiedo scusa, è nata Vasto, per cui viva l'Abruzzo, noi poi vendiamo pure gli arrosticini abruzzesi, quindi, ecco, quindi insomma siamo in famiglia, cara Eva. Esatto, allora come di consuetudine, ormai Valentina anche lo sa, prima di cominciare la nostra conversazione facciamo un minuto di stacco musicale, ne approfitto per salutare Marco Lodi alla regia. Allora, Free Mind, Wild Flowers, va Vamos Marco, ci ritroviamo tra pochissimo. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Thank you.
Bene, rieccoci in studio, Vite Parallele, ospiti Valentina De Muro, pugliese, Eva Laudace, abruzzese, mi raccomando. Allora, comincio con Valentina De Muro. Allora, Valentina, bentornata innanzitutto, quindi da ospite a protagonista con questo tuo nuovo libro. Ci è voluto tanto perché ci siamo, insomma, sentite un bel po' di tempo fa, però ce l'abbiamo fatta. Allora, cosa hai fatto in tutto questo tempo? Lo sappiamo, hai scritto un bellissimo libro. Allora, volevo chiederti innanzitutto, quando hai compreso che da quella bella mente che hai, da quelle belle mani che hai, sgorgava poesia? Prego. Allora, intanto ti ringrazio per i complimenti e sono felicissima di questo libro perché ci è voluto un po' e quindi ecco, è stato ben accolto e questo mi fa molto piacere. Allora, quando mi sono accorta, questo vale per questo libro, ma vale sempre, penso, mi sono accorta all'improvviso come mi sono trovata tra le mani queste parole che prendevano un po' una forma loro, creavano un'immagine, qualcosa che sentivo e basta, è stato naturale e allo stesso tempo sorprendente, penso che più o meno capiti così. Poi chiaramente crescendo uno ci lavora, però sì, questo un po' così nasce la poesia, ecco. Certo, quindi tu scrivi comunque da bambina, cioè hai sempre avuto questa inclinazione, questo desiderio di scrivere poesia, già da bambina o qualcosa che è maturato con gli anni? No, già da piccola in realtà leggevo molto e ad un certo punto mi sono trovata a scrivere questa poesia su un bambino biondo. Era il periodo in cui leggevo Pascoli a scuola, quindi tutto aveva questa Ah. dimensione un po' fanciullina. E mi sono resa conto che effettivamente mi piaceva e mi veniva spontaneo scrivere. Ora chiaramente è una poesia di una bambina, quindi non so neanche se si possa definire poesia una cosa del genere, però ecco, Però l'istinto. è stata la scintilla quella, quindi Sì. va benissimo, va Sì. benissimo. Allora, io la stessa domanda la faccio a Eva Laudace, anche Allora, lei è poetessa, quindi ci anche tu, stavo nel Eva. frattempo pensando, Brava, effettivamente, mentre brava, brava. ascoltavo. Allora. Allora, beh, quello che posso dire, cioè che oddio, ho pensato, diciamo, immediatamente quando hai fatto questa domanda, è il fatto che forse a un certo punto sono anche poi gli altri che ti dicono che hai scritto una poesia, cioè mi spiego meglio. Io, a Sì. differenza di Valentina, ho avuto un percorso completamente diverso, molto scientifico. Lei ha studiato diciamo, un percorso molto classico, il mio invece è l'opposto, scientifico, quindi ho studiato liceo scientifico, ho fatto ingegneria e quindi non ero una che masticava proprio, come dire, versi e letteratura a colazione. E a un Certo. certo punto sono stati un po' gli incontri, certamente avevo, posso dire, un'attenzione particolare per la parola e in generale per gli scritti, ma magari sono passata prima attraverso altre forme di scrittura, scrittura anonima, poi magari all'epoca c'erano i blog, adesso ricordo così, Sì. oppure piccoli racconti, insomma, il mio percorso è stato nettamente diverso. Poi a un certo punto c'è stato, ecco, l'incontro, quello che per me è stato l'incontro con la poesia, che è l'incontro con una serie di poeti più grandi, insomma, e sicuramente anche l'incontro con il centro di poesia dell'università, che a un certo punto, guardando le mie cose, mi ha detto, qui c'è della poesia, su questo ti puoi fermare e puoi iniziare a lavorare, ecco, questo. Bene, tu Eva sei ingegnere meccanico? Io ho studiato ingegneria gestionale all'Università di Bologna, poi sono Ah, rimasta, sì, ecco. mi sono spostata lì dalla Bella Vasso e lì sono rimasta, ho studiato e adesso proprio lavoro per l'università. Quindi alterni numeri e parole, insomma, dai. Esatto, infatti, Poi esatto. e tutto torna. Allora, Valentina cara, innanzitutto come è nato questo tuo ultimo libro e perché l'hai chiamato Che i fichi nascano rossi? Allora, questo libro è nato nel giro di 7 anni, tra una cosa e l'altra, quindi a poco ho scritto, raccolto, ridefinito, scritto, raccolto, ridefinito,
tagliato, perché ho tagliato anche moltissimo tutte quelle poesie che non avevano trovato la loro forma più significativa, secondo me. Poi non so se il lavoro di un poeta finisce effettivamente, però mi rendo conto che ad un certo punto la parola può dire fino ad un certo limite. E quindi quando ho visto che erano formate, le ho tenute, quelle che non ce l'hanno fatta sono fuori. Certo. Il titolo è nato perché è intanto il verso di una poesia. Sì, l'ho letta, molto bella. Ti ringrazio, Katia. Ho scelto questo titolo perché tornavo da Bologna in Puglia d'estate, in un periodo molto duro della mia vita, e mi sono trovata con mio padre in campagna a fare proprio manualmente un innesto su un albero di fico, quindi su un fico bianco abbiamo legato questo ramo di fichi rossi, sperando potessero nascere. In quel momento di difficoltà, vedere questo ramo, non so, mi ha dato un po' quel senso di speranza nonostante tutto, che non è una speranza a desiderio, una speranza un po' favoletta, è proprio il farcela ugualmente, che è una cosa un po' diversa. E quindi pensavo fosse un buon titolo per tutto il respiro di questo libro. È bello, no, è bello il titolo, e poi io ho letto la poesia e mi ha dato l'idea che tu hai, come avessi avuto voglia di mettere in ordine delle cose della tua vita, come se vuoi mettere ogni cosa al suo posto con questa poesia. A me dà l'impressione di voler mettere le cose al loro posto, quasi un senso di ordine. Beh, sì, non sbagli, perché comunque in un momento di caos, quando uno cade in un buco nero, quando è in difficoltà, quando ha il caos intorno a sé, e l'istinto è quello dell'ordine, appunto, quindi cercare quantomeno di vederci chiaro, per poi capire da che parte ricominciare, quindi farlo questo innesto pure sulle macerie, pure in mezzo al caos, però cominciare a lavorare per una risalita. Tornando nella terra materna e paterna, poi, perché è anche certo. Quello. È anche quello. A Eva Laudace, cosa hai trovato nel libro di Valentina De Muro che ti ha attratto, che ti ha colpita? Allora, io e Valentina, diciamo che abbiamo questa amicizia nata nella poesia principalmente, questo lo voglio dire, perché il nostro incontro si è caratterizzato già subito così, e abbiamo questa consuetudine, diciamo, di ritrovarci spesso e volentieri a scambiarci versi per lavorare appunto con la parola, perché c'è un lavoro quasi artigianale che poi, proprio per tornare al discorso che diceva, quando finisce il lavoro di un poeta, non lo so quando finisce, non lo so neanche quando inizia, però noi ci incontriamo spesso per lavorare sui versi, perché c'è una sorta di, posso dire, affinità e anche di fiducia reciproca nel stare lì. Sai, i poeti sono poi molto gelosi delle cose che scrivono, in realtà, anche se poi diciamo le donano a tutti, però fanno fatica a fare questo tipo di lavoro. Cioè, io con Valentina mi trovo spesso a fare questo lavoro, quindi questo suo libro bellissimo è un libro che abbiamo fortemente atteso e sul quale abbiamo anche poi lavorato insieme. Per fare, diciamo, una citazione dai suoi versi, noi siamo come due creature che sono riemerse da fratture. Adesso Valentina, magari, se vorrà, potrà anche leggere il testo a cui mi riferisco. Quindi sicuramente ho riscontrato in lei una luce diversa dalla mia, come se avessimo, diciamo, due sfumature di luce che attraversano stagioni che, seppure diverse, comunque sono una che segue l'altra, non so, come la primavera che va nell'estate, l'autunno che va nell'inverno. Mi piace pensare a noi due in questa specie di inseguimento stagionale di luci. A me piace pensare, Eva e Valentina, a un verso che ho qui davanti: la solitudine è una guerra domesticabile. Quindi la poesia ha domesticato la solitudine facendovi incontrare. Sì, è vero, il nostro è stato uno di quegli incontri, diciamo, fortunati per me, che comunque la poesia mi ha regalato, perché poi questo poi fa, diciamo, c'è anche questa cosa che alla fine le cose ritornano, questi doni ritornano in maniera del tutto inaspettata, anche appunto attraverso degli incontri o delle amicizie che
magari sarebbero nate per carità diversamente, ma in questo senso si sono avvicinate, toccate attraverso questo canale, questo amore comune, vogliamo chiamarlo così. Assolutamente. Valentina, vuoi aggiungere qualcosa a queste belle dichiarazioni di amicizia, questa bella solidarietà femminile? Non so, Eva è capace di rischiare di farmi commuovere anche in diretta in radio. Per dire quanto è vicina al mio cuore già sempre, poi quando lo dice... Cioè, allora è molto strano, perché quando due persone si vogliono bene, si frequentano, ridono insieme, piangono insieme, sembra tutto naturale, però poi quando si racconta e si guarda da fuori tutto questo, ha qualcosa di miracoloso. Quindi è come dice lei, è sempre un po'... un regalo, e, sia nella mia vita sia in questo lavoro poetico, perché come diceva lei ci siamo confrontate, mi ha sostenuta e questo per me è stato importantissimo. Benissimo, allora ragazze facciamo così, adesso facciamo la seconda pausa, poi al rientro Eva prepara qualche tua poesia, perché vogliamo conoscere anche i tuoi versi, ci troviamo tra qualche minuto. Something Different, Matt Bloyd, vamos Marco. All'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Bene, rieccoci in studio, Vite Parallele, ospiti Valentina De Muro e Eva Laudace. Allora, cara Eva, mi rivolgo a te. Sì. Ascoltiamo un paio di poesie. Vogliamo conoscere i tuoi versi, la tua sensibilità. Allora, sicuramente leggo questo testo dal mio libro uscito qualche anno fa, che si chiama Su Altezza di Baci, che è un po'... diciamo riconosciuto per quelli che diciamo seguono la mia scrittura e diciamo considerano come se fosse il mio masterpiece. Quindi adesso vi leggo Bambina Lucertola. Vai. Arrivavi con mille valigie a chiudermi gli occhi. Io per te allargavo la stanza. Entravi nelle mie maniche, scucivo il cappotto, ma era soltanto per te. Se c'erano cieli altissimi, amavo tutte le religioni. Allora chiedevi, mi calmi, amore? Stai sul mio corpo di rosa. Riposa, bambina lucertola, al sole d'aprile, resta con me. Guariremo domani il mio nero roseto infelice. Ma non ci fu luce. Frontiera di cura. Anni di spine strappate, la storia lo dice. Nel mio nero roseto infelice, le spose più belle non hanno la testa, mi tengono tra le braccia le rose. Bellissima. Grazie. Hai un'altra, Eva? Ascoltiamo un'altra. Mi leggo invece un piccolo testo su cui sto ancora lavorando, così magari vediamo un po' anche che effetto che fa. Dai, bello questo esperimento, mi piace. Che è un po', diciamo, una specie di dichiarazione, di
che faccio verso la scrittura. Si chiama Ricevi la tua corona. Ah, bello il titolo. Scrittura. Rifugio. Unica vera me che prega, sorella. Con le ali di fata, al rombo delle dita. Non più lontanissimo. Scrittura. Mio sì alla vita. Dono, bacio di donna matura, bacio di regina. Per il tuo ritorno ho offerto la mia chioma, assioma di Berenice. Sciame di stelle, ricciolo donato al cielo, per accadere di nuovo sulla pagina. Hai denti affilati, scrittura, ai veleni a cui abituarsi. Accolgo il vuoto col volto chino, innamorato. Eccomi. Bellissima, questo è un modo per raccontare anche magari la pagina bianca? Sì, per diciamo che quello che ho fatto in questa poesia è stato ricalcare un po' il mito della chioma di Berenice, che è una costellazione, questa regina che aveva fatto un voto per alla dea Afrodite per il ritorno di suo marito da una missione militare, quindi aveva donato proprio la chioma dei suoi capelli. Quindi poi un astrologo a un certo punto disse: questa chioma è lì nella costellazione, nel cielo, perché gli dei avevano realizzato questo suo desiderio, una specie di voto. Quindi nello stesso modo io, come se, sai che noi poetesi abbiamo sempre quell'ansia del fatto che la musa è sfuggita in qualche modo e non ritorna, e quindi e invece... se non scriviamo sembra che la poesia ci ha abbandonati. Allora in quel caso il mio è stato un po' una sorta di omaggio, di tributo alla scrittura e di invocazione, per cui così come nel mito classico, il mito greco di Berenice, io offro la mia chioma per auspicare il ritorno della scrittura. Che bello, che poi è sempre la scrittura che trova noi, quindi al momento giusto, sì. Anche perché le pause ci vogliono. Allora Valentina, volevo chiederti innanzitutto cosa pensi anche tu dei versi di Eva, di questi versi, nuovi versi, che sono un auspicio per futuri versi, e quanta Puglia c'è nella tua poesia, quanta famiglia c'è nella tua poesia, perché citi in questo libro tanto il padre e tanto la madre. Prego Valentina. Allora, innanzitutto a me la poesia di Eva piace molto e io trovo che in questi versi lei sia assolutamente riconoscibile. Eva ha un tocco nelle sue parole che è sempre, secondo me, tra zucchero e carne cruda. Quindi ti dice le cose per quello che sono, ma poi ha questa inaspettata dolcezza, quindi ferisce con il freddo di una lama, ma è talmente precisa che non si può non riconoscere questo talento. E quindi io ritrovo lei nella sua evoluzione, nelle sue parole, costantemente. Quindi è una poetessa che cresce, questo non lo dico da amica, perché piuttosto non dire niente se non fosse vero, ma lo dico perché lo penso sinceramente. C'è molta ammirazione. E si percepisce, e se no non starebbe neanche qui con te, insomma, condividere questo momento. Ecco, quindi noi siamo vere e la gente se ne accorge, Valentina. Quindi sì. Tornando al tuo libro, Valentina, quanta Puglia, quanta famiglia c'è nel tuo libro? Perché io ne ho trovata tanta. Beh, allora, io credo che per fare poesia il presupposto sia dire la verità. Bravo. E per dire la verità bisogna essere onesti con se stessi, quindi senza fare un diario di sé, però portare se stessi in qualche modo, quindi ciò che ci attraversa, ciò che ci passa di fianco, ciò che ci lascia. Noi siamo il filtro di queste parole, anche se parliamo in terza persona, anche se parliamo di altri, ci deve essere un'autenticità. E la Puglia, la casa, è tutto ciò che comunque mi attraversa, mi ha attraversato in questi anni, ma penso mi attraverserà sempre, anche quando sarò forse alla fine dei miei giorni, qualcosa che non credo mi lascerà. E quindi tutto questo vissuto ha trovato poi un modo di parlarmi, anche per esempio il ramo di fico di cui prima,
ha il suo modo di parlarmi, e questo modo di parlarmi mi lascia qualcosa che diventa poi altro, e quindi lo lascio custodire a queste pagine e lascio che parlino per me. Certo, mentre voi due vivete, avete, mi pare di aver capito che avete studiato, vivete a Bologna, giusto? O sbaglio? Esatto. Ecco, sì. Cosa rappresenta Bologna anche dal punto di vista poetico? Prima Valentina e poi può rispondere Eva. Vai Valentina. Beh, Bologna è una città, secondo me, complessa nella sua semplicità, e credo che proprio il gancio che mi tenga legata sia la poesia nella sua declinazione, quindi poi anche attraverso le persone che conosco, come diceva Eva, l'incontro con poeti importanti, qualcuno che ti insegna qualcosa su di te però. Quindi non impari una lezione mandata a memoria, ma acquisisci un insegnamento. Io questo ho quando mi confronto con il mondo della poesia qui a Bologna, che difficilmente io troverei altrove, probabilmente in Puglia, forse in altri modi, ma non così. E quindi è, diciamo, è proprio il gancio che mi tiene ancora a questa città. Ecco, e invece tu Eva, cosa ti ispira a Bologna, ma anche la tua terra, l'Abruzzo, ricordiamocelo. Sì. Magari gli arrosticini ti hanno mai ispirato una poesia? Che sono allora, buoni, gli arrosticini, gli arrosticini non ancora, ma d'altronde dopo questo suggerimento sicuramente mi metterò all'opera. Devi fare lode all'arrosticino. Sicuramente, ecco, in questo principalmente, a parte che diciamo ci sono contaminazioni proprio della mia terra, ovviamente di me, nella mia esperienza, e quindi chiaramente anche nella mia poesia si evince anche molto da questo libro che citavo prima, Su Altezza di Baci, dove addirittura molti di questi testi hanno proprio come nome delle località della costa dell'Abruzzo, la costa dei Trabocchi che c'è da noi. E Bologna invece è una grandissima centrale di transito, tra l'altro era uscita proprio questa antologia che battezzava così la città, perché appunto lì transita molta poesia che magari arriva e parte da e verso Bologna, ma non sempre, diciamo, resta a vivere lì. Questo succede spesso perché è una città poi universitaria, e io, diciamo, vivo anche questa dimensione tramite il centro di poesia dell'università, di cui appunto, come dicevi prima, faccio parte del direttivo. Vivo anche questa dimensione, possiamo dire, un pochino più accademica, legata al mondo dell'università, alla comunità studentesca, per cui diciamo è chiaro che Bologna è una città comunque anche molto accogliente, per cui c'è tantissima poesia, tantissimi sono gli incontri, le manifestazioni, le possibilità di, diciamo, di confronto della città, ecco, questo. Certo, quindi chiedo sia a te Valentina che a te Eva, appunto agganciandomi al discorso di Eva Laudace, credete quindi nella funzione sociale della poesia, ma anche come mezzo di aggregazione, eppure come mai secondo voi, voi che siete proprio giovani, perché siete giovanissime, come mai nelle presentazioni ci sono sempre pochi giovani comunque? C'è quasi due generazioni che girano un po' la testa dall'altra parte, cioè si scrive tanto, però come presenza di giovani nelle presentazioni, a parte i festival letterari, quelli soliti famosi, insomma, però nelle presentazioni c'è sempre poca gioventù. Secondo voi perché? Prego Valentina. Allora, questo secondo me dipende un po' dal perno intorno al quale circolano le persone che seguono poesia, perché ci sono un po' tanti micromondi in quest'ora, cioè, stando nel mondo della poesia me ne accorgo moltissimo, e posso dire che per esempio a Bologna, Bologna è una realtà molto giovanile da questo punto di vista, i giovani sono attivi, scrivono, partecipano, organizzano, e questo lo potrà confermare anche Eva con il lavoro che fa col centro di poesia. Però ci sono poi altri filoni, diciamo così, in cui invece il perno magari è un poeta un po' più adulto, che è circondato da persone un po' più adulti. Non credo che sia tanto una questione di generazione, quanto il problema sia che questi mondi spesso non si intersecano, e questo è un grande peccato, perché se poi ognuno segue un po' il proprio filone e non ascolta gli altri, si perde da entrambe le parti.
quando questo avviene in realtà poi è molto bello, però no, appunto non credo sia una questione di generazione quanto più di difficoltà di taluni di incrociarsi, ed è un gran peccato. Ecco, Eva, invece secondo te hai più o meno l'opinione di Valentina o hai... Sì, sicuramente quello che dice sulla nostra generazione successiva alla nostra è vero, perché appunto col centro di poesia ti confermo che ci sono grandi agglomerati di studenti, ad esempio, che vengono a fare i laboratori col centro di poesia, si incontrano tutte le settimane per lavorare, per ascoltarsi. Però è anche vero che la poesia non è questione, diciamo, di masse, è una questione di vita o di morte, e quindi oltretutto in questo momento storico diciamo anche la cultura non riceve per esempio i grandissimi finanziamenti che ricevono altri tipi di arti, no? Come per esempio pensare alla musica, eccetera. Quindi in realtà è, come ti dicevo, appunto una questione di vita o di morte, cioè per tornare all'inizio della tua domanda, c'ha un poeta c'ha una funzione sociale. Io riconosco di avere io non mi definisco, tanto per iniziare, non mi definisco un poeta, perché come dicevo magari sono gli altri che vedono in te la poesia o che appunto si accostano ad alcune delle tue parole che magari riesci fortunatamente a mettere nel verso giusto. Però so anche che quando c'è qualcosa da dire, da scrivere, o quando c'è un funerale, un battesimo, un compleanno, ecco che spunta, chiediamo ad Eva, perché lei è una poetessa, quindi guarda, un incubo, quindi in realtà la funzione riconosciuta in primis del poeta è quella di andare alla messa funerale a declamare dei versi. No, sto scherzando, ma non troppo. No, ma è vero. Che veramente nei momenti dove ci avviciniamo di più alla vita, quindi alla nascita, ma anche alla morte, e quindi per tornare alla poesia, che è questione di vita o di morte, allora ecco che, diciamo, arriva la poesia. È vero, è vero, è vero. Questa celebrazione obbligatoria in versi che ci si ricorda solo allora, insomma. Oppure che ci viene in soccorso, ecco. O viene in soccorso, quello sì, però deve venire, ecco, deve venire, non deve essere un obbligo, perché sennò sì. Appunto si ridicolizza il tutto. Voi siete, mi ricordo che Valentina nel podcast che registrammo con Alessandra Corbetta parlò di una poetessa, una sua poetessa preferita. Eva, le tue poesie sono state tradotte in altre lingue. Allora, volevo chiedere a tal proposito quanto il suono di una lingua incide sulla bellezza del verso. Prego, Valentina. Beh, la musicalità è fondamentale. Quindi è anche un gioco di suoni, la poesia, non si può prescindere da questo. Consideriamo anche che la poesia nasce orale, quindi certo. È tutto un mondo di suoni che evocano immagini, però il ritmo, il gioco della parola, la letterazione creano poi quella dimensione in cui si sviluppano le immagini, altrimenti sarebbe sterile, o comunque magari la mancanza di ritmo non permetterebbe a un verso di essere proprio così incisivo, perché non solo ha preso il senso in pieno con quella parola, ma l'ha anche manifestata in altri modi. Un suono è anche parlante, c'è la dolcezza, c'è il suo essere aspro, c'è la certo. durezza. Hai una lingua preferita tu, Valentina? C'è proprio una, a parte l'italiano, secondo te qual è la lingua che più incide sulla bellezza di una poesia? Una lingua straniera, secondo te? Allora, per me ogni lingua ha il suo modo di manifestarsi in poesia e ha la sua bellezza. La mia preferita, ma in questo in generale, è il francese, che non riesco mai ad imparare. Quindi lo so. Spesso lì ci provo, ma rimango a livello più o meno che base. Però è talmente tanto l'amore che mi incaponisco poi ciclicamente e me la sento così, ma non so quanti passi avanti farò. Però ecco, ogni lingua ha la sua bellezza, questo lo possiamo dire. Bene, invece Eva, tu cosa pensi al riguardo e qual è la tua lingua preferita? Allora, sicuramente seguo in questo amore sicuramente Valentina per il francese, perché anche io ho tentato di
di impararlo tante volte, ma poi parlando inglese, insomma, faccio un doppio salto carpiato, per cui mi viene molto difficile riuscire a parlare, anche se, diciamo, capisco abbastanza. Però sicuramente per tornare al cuore della domanda, nella musicalità, che poi tra l'altro in poesia c'è tutto questo grandissimo lavoro di traduzione che diciamo meriterebbe un incontro a parte, insomma, e sicuramente persone che fanno questo, proprio traducono, sarebbe bello, insomma, da parte loro anche avere un riscontro su questo tipo di lavoro che si fa sulla poesia. Però mi viene in mente un incontro che ho fatto molti anni fa con un poeta cileno, si chiama Zurita. E ovviamente non capivo assolutamente nulla di quello della sua lingua, eppure in qualche modo è stato assolutamente commovente ascoltarlo, perché ascoltare lui, come anche ad esempio altre due poetesse che mi vengono in mente, Francesca Tricelli in portoghese, oppure Raquel Lanceros che parla anche italiano, ma le sue poesie comunque le declama in spagnolo, per cui in qualche modo riescono ad avvicinare l'animo della persona, anche non del tutto. Poi io personalmente sono una persona molto attratta dalle cose che non capisce, per cui anche qui sicuramente Hai fatto ingegneria, scusa. Esatto. No, forse proprio da quello che mi sono allontanata dai numeri, perché forse tentano di essere troppo certi, quindi la loro dimensione di certezza, insomma, l'ho abbastanza diciamo l'ho capita, l'ho attraversata e l'ho riappoggiata lì, mettiamola così. Infatti, e poi comunque si percepisce che sei un ingegnere anche quando scrivi Eva, perché proprio ta, un ritmo aritmetico la tua poesia. Però Valentina, io faccio una battuta a Eva, no? Perché Eva, questo secondo me, ha un nome e un cognome veramente artistico. Cioè, Eva Laudace è un quasi cognome, perché in realtà il mio cognome è Laudaci, è un quasi pseudonimo che ho utilizzato a un certo punto, insomma, mentre facevo alcune attività artistiche, perché inizialmente facevo un po' di disegno, poi fotografie, eccetera. E quindi un mio amico un giorno mi disse: ecco, arriva l'audace, e quindi poi l'ho ottenuto. Ma se metti l'apostrofo sembri anche un'attrice sexy, eh? Cioè, io appena ho letto sto nome vedo proprio di ti ringrazio di donna, di femmina sensualissima. Allora, ragazze belle, beviamo un sorso d'acqua, facciamo il terzo stacco musicale, ci avviamo verso l'ultima parte di questa bellissima conversazione. Valentina, prepara le tue poesie, perché vogliamo ascoltare dalla tua voce i tuoi versi. Today is a good day to live. John T. Graham, vamos Marco. Radio Giano Public History, ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Bene, bentornati a questa ultima parte di Vite Parallele. Ricordo le nostre ospiti Valentina De Muro ed Eva Laudace. Adesso Valentina De Muro leggerà alcune sue poesie tratte da questa ultima raccolta, Che i fichi nascano rossi. Prego, Valentina De Muro. Grazie Katia. Ne leggo tre piccoline. Va bene. Allora, così do anche un ventaglio di idee.
Nessuno mi tocchi o parli. Lasciatemi sola, alla pietà della mia terra, al mandorlo che non si può stirare, al gelso nero che sanguina con me. Tornare da capo bisogna per credere possibili altre vie, legare pazientemente la corda attorno all'innesto su queste macerie, pregare che la pioggia arrivi nella giusta stagione, che i fichi nascano rossi. Bellissimo. Ora, questa, visto che l'ha citata Eva, così chiudiamo anche un po' il cerchio. Brava. Le creature riemerse dalle fratture si somigliano tutte, si riconoscono con l'istinto degli animali feriti, attraverso gli occhi invetrati, sale ed aspetto, in cui qualcuno passa distratto. Solo le ombre restano poco più di un vento oltre la soglia. Brava Valentina, poi devo dirti una roba, vai avanti con la terza poesia. Ora è una febbre di nervi che mi tiene accesa nella notte come un lumino o una speranza. Rovescia la stagione, non si attiene al caldo che affanna le cicale, cui si trema come bambini. Il tuo nome è cosa semplice e tremenda, ingombra, insiste in bocca, come una preghiera. Bravissima Valentina. Valentina, questa sofferenza che percorre i tuoi versi è una sofferenza che parte da lontano, da 7 anni o sono, e riesci a gestirla con i versi o riesci a lenirla o una costante? Allora, devo dire prima di ogni altra cosa che i poeti non sono persone tristi. Assolutamente, assolutamente. Noi ci stiamo divertendo oggi, quindi ecco. Però mi rendo conto che, ecco, molte di queste poesie parlano di dolore o comunque raccontano un momento triste. Ma questo perché è effettivamente ciò che, sempre per quel discorso dell'autenticità, in qualche modo mi ha attraversata. Ma la poesia ti aiuta, secondo me, o almeno nel mio caso, ad andare anche un po' oltre, perché poi alla fine dentro ognuna di queste c'è il fico che uno spera nasca rosso, c'è una preghiera, c'è una speranza, quindi c'è sempre qualcosa dentro, magari è anche un modo per approfondire un sentimento. La poesia fa sempre un'indagine nella ricerca della parola, dell'immagine, come dicevamo anche del suono, perché si va a pungere proprio nel vivo e il significato primitivo delle cose che vogliamo dire. E questo comunque ha un effetto su chi scrive, perché si indaga talmente tanto che forse si scopre che dentro la sofferenza magari c'è anche qualcos'altro. Certo, però il dolore esiste, del dolore bisogna parlarne, perché oggi purtroppo si sotterra troppo, sotto quintali di cretinate anche, quindi il dolore fa parte della nostra vita, cammina accanto a noi e bisogna prenderne atto. C'è chi usa la poesia per anche materializzarlo, per dare una forma a questo dolore. Sei d'accordo, Eva? Sì, più che altro, ecco, non vorrei essere così netta in questo caso, nel senso, sicuramente è così, è quello che dici, però è più un attraversamento di un sentimento, certo, di un'esperienza, che poi, come dici, in questo caso magari è quella. E sicuramente c'è uno scavo, un approfondimento, ed c'è un affrontare un tipo di, diciamo, di emozione, che è quella dove, d'altronde, quando una persona innamorata scrive una poesia, ma scrive qualcun'altra anche quando magari questo amore finisce, no? O viene abbandonato, viene lasciato. Quindi, come dicevamo all'inizio, appunto, è una questione di vita o di morte, per cui tutte le emozioni che sono vere, autentiche, sicuramente possono essere avvicinate dalla parola, dal verso. Certo, secondo voi, in conclusione, il rap, visto che voi appartenete comunque a un'altra generazione rispetto alla mia, il rap secondo voi è una forma di poesia? È poesia il rap?
Vai Valentina, vorrei avere la tua opinione e anche poi quella di Eva. Beh, dipende forse dal testo. Io non sono una che ascolta rap, devo dire, devo confessare. Strano, Però Valentina, non l'avrei detto, non l'avrei detto, non nessuno l'avrei detto. l'avrebbe mai immaginato, ma ecco, Forse però allora. ai nostri tempi c'era il funky, forse. Allora Dio esiste. No, vabbè, comunque, scherzi a parte, anche un'opera lirica, se scritta in un modo banale, non ha nulla di poetico da dire, perciò dipende sempre un po' dal contenuto e da quello che il testo esprime. E la banalità, e qualunque tentativo di opera, che secondo me, è da indicare come il problema in generale, quando si rimane sulla superficie, quando non si va a fondo e non si fa una ricerca vera. E quindi il rap, come poi Quindi il pop. non basta la rima, non basta la rima. No, basta la rima. La rima con la ravanata non basta, non è poesia. Diciamo che tendenzialmente no, però forse. Ecco, tu che ne pensi, Eva? Beh, allora qui invece in questo caso io sarò molto più tranciante e netta, ma non nei confronti del rap, cioè nei confronti proprio della canzone, nel senso c'è una grandissima differenza, non perché una sia inferiore all'altra, come posso dire, da un punto di vista dell'intelletto o di non so quale classifica, ma c'è una differenza netta che la poesia non nasce, un testo poetico non nasce confrontandosi con la musica, differentemente da un testo, diciamo, di canzone che ha sempre un confronto diretto con la musica per essere, diciamo, per compiersi. Quindi questa differenza netta non ce la dimentichiamo perché Brava. esiste così. Poi è chiaro che in un testo, adesso io, per esempio, mi capita di leggere spesso un omaggio a una canzone interpretata da Mina, che sicuramente contiene tanta poesia, come tantissima canzone, ad esempio, italiana, Ma non è poesia, qui, ma non è poesia. sicuramente si avvicina diciamo, ad una poesia, ma se ci pensi adesso per dire qualsiasi cosa, cioè per dare diciamo, un lustro a qualsiasi cosa si dice che è poetico, pure un piatto di pasta si Sì, scrive che è poesia, oppure non lo so, brava. a un bicchiere di vino, ah, cacchio, è poetico. E perché diciamo questa poesia viene messa per dare un valore a delle cose che invece, però, insomma, c'è una bella differenza tra Ecco un Eva, quindi testo. tu, anche tu ti sono venuti i capelli alti quando hanno dato il Nobel della letteratura a Bob Dylan. Beh, allora non entro nel merito di queste questioni perché sicuramente l'arte, diciamo, come posso dire, è stata un'esperienza di tantissime persone che sono state premiate o meno, o che hanno dedicato la loro vita. Adesso però dire, Certo. ecco, accostare queste cose. Poi ci sono anche, per esempio, ricordo, mi sembra Patti Smith, comunque mi viene in mente lì per lì, che ha scritto La anche delle poetessa poesie. del Sì, rock, però voglio dire, esatto, però. Dylan è stato divisivo come Nobel perché tanti dicevano che la sua è ovviamente arte, ma non è poesia, per cui insomma c'è stato un po' di pri pro quo. Sì, c'è questa grande differenza comunque, ti ripeto, proprio nel generare un testo di poesia rispetto a quello della Comunque canzone, rispetto alla musica. il rap, le rime. È un genere musicale, non è poesia, non è poesia. No, perché, Genere musicale. Ma non lo voglio ecco. sminuire, ecco, per No, ma sottolineo questa assolutamente, no, cosa, che non è anche per, anzi, assolutamente, però ecco, ah, sono no, due cose diverse. quello no, perché il rap è nato dalla rabbia, dalla sofferenza, quindi Esatto. ha delle radici significative. Poi oggi ovviamente tutto si è banalizzato anche, perché quello bisogna dirlo, insomma. Cioè non basta un jeans, appunto, degli atteggiamenti, un cappellino, un paio di baffetti per sentirsi rapper, che il rapper nasce proprio dal dolore, dalla Sì, esatto, sofferenza. sì. Quindi è una forma di ribellione il rap, anche se vogliamo dire. Allora, andiamo alle battute finali. Progetti, aspirazioni? Tu, Valentina De Muro, farei girare questo libro, farei delle altre presentazioni. Ho visto che hai cominciato perché sfruculio su Facebook e ti controllo e ti vedo. Quindi, che prospettive ci sono? Allora, sì, lo faccio girare. Adesso abbiamo fatto una bellissima presentazione qua a Bologna,
e ne farò una a Milano il 15 di giugno, tra l'altro presentata da Anna Ruotolo e dalla nostra amica in comune di tutte e tre, Alessandra Corbetta. Bene, bene, che salutiamo sempre, Alessandra, ciao! E poi se tutto va bene vediamo se riusciamo a fare qualcosa a Gallipoli quest'estate, però è ancora un po' da definire. Certo, quindi sì, adesso siamo partiti e lo facciamo girare un pochino. Bene, bene. Tu Eva invece che progetti hai? Come primavera-estate proprio sono stagioni ricche di poesia, quindi insomma, rispuntano tutti i poeti che erano veramente silenziati durante le stagioni più fredde, rispuntano fuori come funghi. Io nella fattispecie sono tra tanti di questi, e infatti questo weekend, adesso scherzi a parte, domenica inizierà il Festival Futuro Classico del Centro di Poesia, abbiamo 4 giorni di incontri, insomma, in alcuni posti importanti della città, e questa grande tematica appunto di quello che saranno, diciamo, un domani per questa generazione, quelli che saranno poi i classici. E poi invece personalmente tornerò nel mio paese d'origine dopo qualche anno da Sua Altezza di Baci per fare un incontro in un festival diciamo di qualche che ormai qualche anno di esistenza, si chiama Vasso d'Autore Festival, e porterò appunto questo il mio ultimo libro che si chiama Le bambine dai capelli rossi. E quindi diciamo appuntamenti a go-go come puoi. Bene, sono felice. Grazie, girate, fate fruire la vostra poesia, fatela girare perché ve lo meritate. Allora io ricordo ai nostri ascoltatori, Valentina De Muro, il tuo libro, correte a comprarlo, che i fichi nascano rossi, anche perché è il periodo dei fichi, dei fioroni, mamma mia quanto sono buoni. Allora, ecco, allora ricordo l'editore Pequod. Io ringrazio davvero tanto Valentina De Muro ed Eva Laudace. Eva, insomma, quando hai un libro pronto, noi siamo qui, insomma, ecco, saluto Vasto e chiedo venia. Assolutamente, ti ringrazio. Ecco, letto Puglia, non so, le traveggole pure io ormai sono stanca. Quindi io vi aspetto per altri appuntamenti quando volete, insomma, Vite Parallele e la vostra casa. Ringrazio Marco Lodi alla regia, e baci e abbracci dalla vostra Katia Simone. Vamos Marco, sigla. Ciao Valentina, ciao Eva. Ciao, grazie mille. Muchas gracias por haber escuchado Radio Jano Historia Pública. Спасибо за прослушивание Radio Jano Public History. Grazie per aver ascoltato Radio Jano Public History. Radio Jano Public History. お聞きいただきありがとうございました。Sie haben Radio Jano gehört. Vielen Dank. Thanks for having joined us on Radio Jano Public History. Merci pour avoir écouté Radio Jano Public History. Благодарю, что слушали Radio Jano Public History.